Grotta dei Segreti. Il più fiero. Il più coraggioso, il più veloce, il più forte e quello dalla vista più acuta. Boa, boa! Ci sono un mucchio di pitture sulle avventure delle antiche guardie del leone. Sì, sì, ma niente che parli di lotte contro un leone malvagio che è riemerso dal passato. Forse non era mai accaduto. O forse non avete accaduto. O forse non avete ancora visto la pittura giusta. Ci sono pitture in tutte le grotte della Tana, non lo sapevate? Sul serio? Oh, sì, e ce ne sono tantissime di grotte, neanche ve le immaginate. Venite, ve le mostro. Rafiki mi sta insegnando tutto. C'è un mondo di saggezza sulle pareti. Ogni immagine sul muro parla di una storia ed imprime la saggezza per sempre. Il marchio del male. Quel simbolo inciso col fuoco nella roccia. Sì, così l'aveva chiamato Rafiki. Questa pittura deve essere importante. Così importante che neanche l'hanno finita? Forse si sono interrotti perché non potevano andare avanti. Guardate, non c'è più... Guardate, non c'è più spazio. O forse la pittura era stata fatta prima. Prima della roccia. Bestie, ce la fai a spostare il masso? Puoi scommetterci? Puente si può! Oh, è incastrato ben bene, ma ci penso io. Guardate qua! Wow. Una grotta segreta! Sì, è il marchio del male, quella è la prima guardia del leone. Avevi ragione, Kion! Credo voglia dire che la grotta conduce a un altro segreto nelle profondità della Tana. Makini, e questo cosa vuol dire? Beh, a quanto pare, molto tempo fa, i leoni delle terre del branco trovarono il modo per sconfiggere un grande male. E l'altro serve a quel segreto. E allora noi andremo in quell'altro. Questo è parlare, Zuka! Aspetta! Questa pittura è un avvertimento. Le grotte sono pericolose. Beh,
Sono delle grotte! Sono delle grotte! E se nascondono un potente segreto, i leoni del passato avranno voluto celarlo a occhi indiscreti. Può essere pericoloso, ma noi siamo i più fieri, i più coraggiosi, i più veloci, i più forti e quelli dalla vista più acuta. Se qualcuno può scoprire il segreto per vincere il male, siamo noi. Ben detto, Kaion. E come stavo dicendo io, Tsukasama! Scusa, Makini, ma forse è più sicuro se tu rimani qui. Oh, fa niente, ho tutte queste nuove pitture da guardare. E anche se non sono nuove, ma sono vecchie, sono nuove per me. E tutte incredibili! Guardate, un'altra pittura. Peccato non avere Makini per farla muovere e dirci cosa significa. Ah, tranquilli, posso spiegarvelo io. Allora? No, non ho capito. Vado a prendere Makini? Penso sempre che potrebbe essere troppo pericoloso qua giù. Sì, chissà che può succedere. Pesti! Attenzione! Rocce appuntite in arrivo! No, cioè rocce appuntite davanti a voi! Tuente chi poco! Pesti, arrivano! Ragazzi, atterrate su di me! State tutti bene? Sì, sì, a posto! Grazie, Pesti. Fortuna che abbiamo il più forte delle terre del branco con noi! Puoi dirlo forte, Ono. Allora... Ono può volare, ma il resto di noi come fa a tornare lassù? Forse non è questo che dobbiamo fare. Guardate. Dovremmo andare là dentro? La pittura diceva che l'antro è nelle profondità della tana. Come se non lo fossimo già. Un'altra pittura. Idee sul significato? Credo voglia dire che siamo sulla via giusta. Andiamo. Spero non manchi molto a questo grande segreto. Ci siamo vicini. Seguiamo le altre pitture. Da quale parte ora? Ah, ci penso io. Ho un mucchio di esperienza con le grotte. Chi lo sa? Magari ha preso la via giusta. O forse no. Vicolo cieco. Torniamo indietro. O forse ha soltanto l'aspetto di un vicolo cieco. Scommetto che c'è un passaggio segreto. Come prima. È solo una parete di roccia. No, io non credo. D'accordo. È solo roccia. Poi Ascari e la sua guardia del leone guidarono gli animali alla boscaglia di Mizimu. Sono troppo lontano dall'ingresso, devo tornare indietro. La pittura diceva che è una grotta pericolosa. Solo che tutte queste pitture devono essere state fatte da un Maggiusi reale. E io sono un apprendista Maggiusi reale. Quindi dovrebbe essere sicuro per me guardare ancora una pittura. O anche due. Altro vicolo. No, questo è sicuramente un passaggio segreto. Tsukasama! Ma perché continua a succedere? Perché questo non è altro che un vicolo cieco. Non ha alcun senso. Perché le pitture ci conducono qua giù se poi non c'è modo di passare? Ono, vola a vedere se puoi farti un'idea del luogo. Affermativo! Affermativo! Capito perché tutti questi vicoli ciechi? Siamo in un labirinto e somiglia esattamente all'ultima pittura che abbiamo visto. Niente paura, troverò la via d'uscita. Trovata! Seguitemi da questa parte!
in serbo per me, nuova pittura? Sei tirato fuori. Si fa quel che si può. Io però dico che c'era un passaggio segreto. Fortuna che Ono ha la vista che ha, così non hai dovuto cercarlo. Sì, così come prima siamo stati fortunati che ci fosse Bestia a impedirci di finire contro le rocce. È stato facile. Aspettate, e se non c'entrasse la fortuna? Se tutto questo non fosse che una prova? Ci sono voluti il più forte e quello dalla vista più acuta per superare i primi due ostacoli. Tutte queste sfide servono per provare che siamo una degna guardia del leone. Siamo degni, certo che siamo degni. Degni di che cosa? Degni di scoprire il segreto che serve per poter sconfiggere il grande male. Sì, i leoni del passato l'hanno fatto perché soltanto i migliori potessero arrivare fin qui. E cioè noi. Dove lo trovi un altro nelle terre del branco che arrivava fin qui? No, sul serio, dove lo trovi? Eccovi qua. Meno male che state tutti bene. Machini? Oh, ehi, Machini. Stavo dicendo che non esiste nessun altro in grado di arrivare. Ehi! Come hai superato il labirinto? Oh, quello? Ho seguito le vostre impronte. Oh, ottima idea. Seguire le nostre impronte. Perché non abbiamo seguito le nostre impronte? Perché non le avevamo ancora lasciate? Oh, sì, ben detto. Machini, non sono sicuro che sia una buona idea per te restare qua giù. Ma Kion, tutte queste pitture devono essere state fatte da un maggiosi reale, come me. Ha ragione. D'accordo, ma resta vicino a noi. Uh-huh. Ora che sappiamo che è una prova, sappiamo anche che non sarà affatto facile. Quassù, da questa parte. Wow, fermi. Ecco il passaggio, dall'altra parte. Ma come ci arriviamo? Ma come ci arriviamo? Non possiamo attraversare! È un'altra prova? Io posso attraversare! Hai già superato la tua prova! A meno che non sia una prova per quello che sa volare meglio! Prima nella guardia erano tutti leoni, nessuno volava! Oh, giusto, peccato! Ono qui avrebbe stravinto! Ehi, ragazzi, da questa parte! È un leone sull'orlo di un precipizio, come ora! Ehi, quello è il leone più coraggioso! Cioè io! Io sono il leone più coraggioso! Tolto il fatto del leone. Dai, fallo muovere e vediamo che cosa faccio. Non è di molto aiuto. Ha praticamente camminato nel vuoto! Ci riesco anch'io! Non precipitiamo, Banga. Riflettiamoci su. Rifletterci su? E da quando in qua io rifletto? Su Kazama! Banga, come ci riesci? Oh, c'è un ponte. Un ponte? Oh, un ponte. E quando l'hanno messo? Oh, c'è sempre stato, solo che non lo vedevamo. È quella che si chiama illusione ottica. Oh, e io che credevo di essere il più bravo a volare. Io non avevo mai visto una cosa come un ponte invisibile prima. Non vedo l'ora di tornare per raccontare tutto a Rafiki. Anzi, meglio ancora, lo dipingerò. E precisamente come farai a dipingere un ponte invisibile? Oh, bella domanda, Fuli. Siamo vicinissimi all'antro che cerchiamo. L'ingresso è alla fine del sentiero. Vuoi dire l'ingresso bloccato da una roccia gigantesca? Deve essere un'altra prova. Non lo so, Kion. Neanche Besti riuscirebbe a smuovere una roccia così grossa. Forse no, ma posso provare. Aspetta, io ci ho superato la mia prova. Forse è solo una roccia. Per caso hai saltato la colazione, Besti? Non sono stato io. Che succede? La mano! La roccia! Oh no! C'è un punto per deviare dal percorso della roccia!
Un stretto! Mi è venuta un'idea! Fuli, ma che fai? Cerco di rallentare la roccia! Buona idea, solo che non sta funzionando! E allora proviamo così! Se non posso rallentarla, forse posso accelerarla! Ottimo lavoro, Fuli. Grazie. È stato increbangadibile. Fortuna che sei la più veloce. Bene, ragazzi. Ci siamo. Spero. Allora, Kion, sono stati messi alla prova il più forte, quello dalla vista più acuta, il più coraggioso, la più veloce, persino la Majusi. Quale dici che sarà la tua prova? Non lo so, Banga. Quando credi che sarai messo alla prova, Kion? Banga! State tutti bene? Sì, affermativo! Sì, anch'io, solo che non riesco a vedere niente! Ma chi vi? Oh, attenti! Apana, potrebbero esserci trappole e pericoli qui e noi non possiamo vederli! O delle voragini senza fondo! Oh no! Attenzione! Attento! Oh. Smettete tutti di muovervi! Seguite la mia voce e venite dietro di me. Non vi fermate. Molto bene. Ci siete tutti? Sì. Io ci sono. Anch'io. Affermativo. Bene. Credo di poter trovare la via d'uscita. Ehi, ma c'è un altro leone. No, era il ruggito di Kion che rimbalzava sulle pareti. Si chiama Echo. Esatto. E lo userò per portarvi tutti fuori di qui. Bene. C'è una parete alla nostra sinistra. E di qua c'è un vicolo cieco. Bene, andiamo da questa parte. Restate tutti uniti. È la tua attitudine al comando! Hai superato la prova! È in pieno! Caspita, guardate questo posto! Ragazzi, direi che ce l'abbiamo fatta. Affascinante! Non mi sarei mai sognata un posto così bello! Guardate questa pittura! E quest'altra! Come dice sempre mio padre, vivi abbastanza e vedrai di tutto e di più! Mai avrebbe pensato a una cosa del genere. Sì, ma dov'è il segreto? Se siamo arrivati fin qui, credo che lo troveremo, Banga. Bene, perché questo grande male mi ha fatto venire un gran prurito alle mani. O forse è solo un comune prurito. Ehi, ragazzi, da questa parte! Credo che la storia che stiamo cercando sia qui, guardate! Tutto iniziò tanto tempo fa. Un gruppo di leoni molto cattivi cercò di impossessarsi delle terre del branco. E nel farlo arrivarono quasi a distruggerle. Così i leoni buoni delle terre del branco crearono una forza potente e inarrestabile per sconfiggere per sempre i leoni malvagi. E funzionò! Ma solo i più degni delle terre del branco avrebbero potuto trovare questa forza e usarla. Quelli siamo noi più degni. Ma dov'è questa forza inarrestabile? Qual è il segreto? Io credo che il segreto si trovi laggiù. Bene, ragazzi, siamo arrivati al dunque. Siete tutti pronti? Vuoi scherzare? Grotta dei segreti, stiamo arrivando! Makini? Vuoi fare tu gli onori? D'accordo.
cosa inaspettata. Deve esserci più di questo. Ci sono. Forse il segreto è dentro l'acqua. Manga! No, niente segreto qui per sconfiggere il grande male. Ivi Kabisa. In realtà, io credo che ci sia. Guardate. La grande forza per sconfiggere il grande male è qui. Siamo noi. Siamo noi il segreto. Beh, sì, è quello che volevo dire fin dall'inizio. Ma certo, è tutto scritto qui nelle pitture. Ecco il segreto che hanno creato per sconfiggere il grande male. La prima guardia del leone di Ascari. Esattamente. Se l'avessi capito prima dalle pitture, non avreste dovuto affrontare tutte quelle prove. Mi dispiace. In realtà, Makini, credo proprio che dovessimo affrontarle. Perché tutti sapessero che siamo degni? Perché noi lo sapessimo. Noi siamo quella forza potente e inarrestabile che sconfiggerà Scar. Tutti insieme. Perché noi siamo la guardia del leone. Esatto. Guardia del leone sempre al fianco delle terre del Branco!